Buon pomeriggio e bentrovati all'edizione delle 14 del TG6. In apertura lo scontro sulla saga tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle a seguito delle due interrogazioni presentate dall'europarlamentare pentastellata Daniela Aiuto e respinte dalla Commissione riguardanti il finanziamento all'aeroporto d'Abruzzo. Oggi parla il Partito Democratico che dice l'Abruzzo è stato colpito dal fuoco amico. Il servizio di Francesca Romana Testi. Si è trattato di fuoco amico, così ha sintetizzato il coordinatore regionale del PD Camillo D'Alessandro sul caso dell'interrogazione parlamentare mossa dalla rappresentante del Movimento 5 Stelle Daniela Aiuto sul caso dei fondi ricevuti dalla società di gestione aeroportuale Saga. La questione che oggi ha mobilitato in una pubblica conferenza i democratici arriva dopo la decisione della Commissione europea a non procedere sulle richieste mosse a fine gennaio dalla Grillina ed oggi il governo regionale spara zero su quello che ha definito un atto a danno della propria regione che da mesi cerca di salvare l'infrastruttura più importante del territorio. Noi abbiamo un unico collegamento veloce, che è quello dell'aereo, e stiamo combattendo con Ryanair, con l'Alitalia, col governo, per cercare di salvare, mentre noi facciamo tutte queste iniziative, anche con larga convergenza degli schieramenti politici, c'è un abruzzese che a Bruxelles lavora contro. C'era qualcosa di fondato nei dubbi che ha mosso, oppure era tutto assolutamente irrazionale? Se fosse stata vera e solida le argomentazioni utilizzate dall'iniziativa parlamentare, la conseguenza che ci sarebbe stata per l'Abruzzo era la chiusura immediata dell'aeroporto. Ci troviamo di fronte ad un caso incredibile del fuoco amico dove un parlamentare, un rappresentante abruzzese agisce contro l'Abruzzo, contro gli interessi degli abruzzesi. A replicare le dichiarazioni pubblicate dal governatore d'Abruzzo sui social è proprio l'europarlamentare 5 Stelle, che si definisce sconcertata dai toni volgari e offensivi di Luciano D'Alfonso con la sua nota violenza verbale e afferma di aver agito alla luce di una scellerata gestione dell'aeroporto che dopo l'annunciata di partita di Ryanair avrebbe potuto ripercuotersi sulle tasche dei suoi concittadini abruzzesi, da lei rappresentati a Bruxelles e già tartassati da tasse regionali surplus di ticket sanitari, e chiude annunciando al governatore che non si fermerà davanti al suo atteggiamento intimidatorio e che a breve presenterà altre interrogazioni alla Commissione europea, fino allo sfinimento. Cambiamo argomento. Si è conclusa questa mattina con un Alexio Magistralis all'Università di Teramo, la due giorni in Abruzzo del presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi, che ieri ha presentato il suo ultimo libro Ritorno al diritto, mentre questa mattina ha tenuto una lezione, come detto, davanti agli studenti dal titolo Diritto e Fatti Economici Italia, Europa e Spazio Globale. È stata una riflessione ad ampio raggio sulla storia e l'evoluzione del diritto, l'Alexio Magistralis del presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi, tenuta questa mattina all'Università di Teramo davanti ad una platea di studenti alla presenza, tra gli altri, del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini. Paolo Grossi ha parlato come professore storico del diritto, rivolgendosi direttamente agli studenti e tracciando tutte le tappe che hanno portato a quello che oggi rappresenta il diritto, facendo riferimento e spiegando cosa si intende ad esempio per modernità del diritto e quali siano i rischi di un'interpretazione come scienza pura, quando cioè l'unico produttore del diritto diventa il potere politico, riducendo la legge ai soli codici ed escludendo quindi i fatti legati alla giurisprudenza. Ma il passaggio più significativo è stato senza dubbio quello legato alla Costituzione, che secondo Grossi ha avuto il pregio di interpretare la società che l'ha generata. I padri costituenti ebbero questo grande credo. Vollero leggere nelle trame di una società ormai rinnovata, liberata dal fascismo, dalla tragedia della guerra, che aveva ritrovato la sua autentica dimensione democratica. Lettura della società per capire valori e interessi diffusi e trarre quello che voleva essere la Carta Costituzionale, offrire un breviario giuridico al cittadino. Ma non a dei modelli di uomo, ma a dei soggetti esistenti in un ambiente sociale particolare.
Legnini ha poi sottolineato l'importanza della presenza del presidente della Corte Costituzionale in Abruzzo, in particolare nell'Ateneo Teramano, demandato alla formazione di coloro che scriveranno il futuro del diritto. Una presenza molto importante che è stata preziosissima per i giovani laureati della Facoltà di Giurisprudenza di Teramo, un'occasione straordinaria per riflettere sui grandi temi del diritto, dell'ordinamento giuridico oggi, del rapporto tra diritto ed economia, del ruolo della giurisdizione oggi, che è un ruolo sempre più rilevante. Il GUP di Milano, Laura Marchiondelli, ha spacchettato il procedimento sul caso Ruby Ter, in cui l'ex premier Silvio Berlusconi è imputato insieme ad altre 30 persone, con al centro l'accusa di corruzione in atti giudiziari, e ha disposto la trasmissione degli atti per competenza territoriale in altri 6 tribunali, tra cui quello di Pescara. Milano rimangono gli atti relativi all'ex premier ed altri 23 imputati, compresi quelli accusati solo di falsa testimonianza, mentre trasloca a Pescara il procedimento relativo all'ex meteorina Miriam Loddo. Ora i magistrati di 6 uffici giudiziari dove il giudice ha trasmesso gli atti per la parte di loro competenza dovranno di nuovo riformulare la chiusura delle indagini. Berlusconi, assolto in Cassazione dalle accuse di concussione e prostituzione minorile, per la procura questa volta avrebbe comprato con oltre 10 milioni di euro il silenzio, la reticenza della marocchina Ruby e delle altre ragazze passate dalle feste di Arcore al banco dei testimoni. Restiamo sempre alla cronaca. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Teramo, a conclusione di una articolata attività investigativa, hanno intercettato e denunciato l'autore della telefonata giunta il 15 aprile scorso alla scuola d'infanzia La Mongolfiera di Teramo, nella quale si segnalava la presenza di una bomba allarme, poi rivelatosi falso. L'autore, ora indagato per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio, è una donna 34enne di Teramo, dipendente di una ditta fornitrice di servizi presso la scuola in questione. Ed ora siamo alla protesta a Pescara questa mattina sotto la sede di via Passolanciano della Regione Abruzzo da parte dei residenti di Sant'Omero in provincia di Teramo. A causare la mobilitazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, la notizia della realizzazione di una piattaforma di smaltimento di rifiuti speciali in un'area, dicono, popolata da attività agricole e commerciali e già più volte interessata da allagamenti. Vediamo. Una protesta sotto al palazzo della regione di Pescara nel giorno della conferenza dei servizi per far sentire la propria voce circa la realizzazione di una piattaforma di smaltimento di rifiuti speciali che dovrebbe sorgere a Sant'Omero. La preoccupazione dei residenti si concentra su tutta una serie di circostanze che comprometterebbero attività commerciali, produttive e soprattutto la salute dei residenti. Perché riteniamo che questa struttura prima di tutto abbia dei vizi procedurali che stiamo contestando e stiamo evidenziando affinché la Regione se ne renda conto, ma poi come principio siamo contrari perché è una zona altamente produttiva dove si producono prodotti di qualità, dove si producono produzioni denominate a marchio di origine, dove ci sono prodotti biologici e quindi non ha nulla a che vedere con questo territorio. Tra le contestazioni mosse dai comitati manifestanti, l'assenza di una rete fognaria nell'area dove dovrebbe sorgere la piattaforma di rifiuti, l'assenza di un depuratore, il ricorrente fenomeno dell'allagamento che già più volte aveva compromesso le attività commerciali presenti e la vicinanza al fiume, a sua volta distante solo 5 km dal mare. La presenza di rifiuti speciali si andrebbe dunque ad aggiungere ad una situazione già lamentata da tempo dai suoi residenti. Per la salute lo riteniamo veramente nocivo, perché questo tipo di attività è apertamente nocivo e non abbiamo visto neppure sul progetto le eventuali soluzioni. Abbiamo però fatto una relazione, abbiamo preso dei tecnici, abbiamo fatto una relazione come comitato civico, l'abbiamo consegnata alla regione, l'abbiamo consegnata agli enti competenti, l'abbiamo consegnata al nostro comune.
Andiamo avanti, un'altra protesta, questa volta a Pizzoli, dove piccoli risparmiatori hanno occupato la filiale di Banca Etruria. Il servizio è di Filippo Tronca. Hanno fatto una cosa talmente pietosa che hanno messo in crisi proprio il sistema bancario. Mentre una volta come lei un domani ci avrà dei piccoli soldi, non so da parte, dove li mette lei? Non è sempre, non ne beneficia sempre la banca di questi soldi suoi, dei risparmi suoi. Ma ci vogliamo entrare nel culto oggi di quello che cosa può essere un domani per noi? Però in Africa dove li mandiamo? I piccoli risparmiatori della Banca Etruria di Pizzoli, che hanno perso tutti i loro risparmi bruciati da obbligazioni spazzatura, lanciano l'operazione Bank Run, via dalla banca. Oggi si sono riuniti infatti in una ventina fuori la filiale di Pizzoli e poi sono entrati con un cartello al collo per chiudere i loro conti correnti con l'intenzione di trasferire i loro residui risparmi all'estero. A portare all'ennesima clamorosa protesta la mancata approvazione del decreto che avrebbe consentito un rimborso, annunciato in pompa magna proprio all'Aquila dal sottosegretario all'economia di Scelta Civica Enrico Zanetti. Pare infatti che non si trovano i 300 milioni di euro per restituire i soldi a 10.500 correntisti italiani, di cui 1.500 solo a Pizzoli, sottoscrittori di azioni e obbligazioni di cui ignoravano i rischi e che hanno perso tutto a seguito del decreto del governo per salvare, oltre a Banca Etruria, Carichieti, Banca Marche e Carife. Dentro la filiale nessun momento di tensione, ma tanta rabbia e determinazione. Noi non siamo degli investitori, siamo dei risparmiatori e non sono d'accordo con il presidente di Banca d'Italia che ci ha definito degli analfabeti. Pensasse a fare il proprio compito, che fino adesso non lo ha fatto, e quindi noi pretendiamo che ci vengano restituiti i soldi. Abbiamo parlato 15 giorni fa con il sottosegretario Zanetti, il quale non è stato in grado di dirci in merito al decreto attuativo che doveva uscire quali erano i criteri, però voci che stiamo sentendo che vogliono mettere addirittura anche dei limiti di reddito è un'assurdità, perché qui dipendentemente da quello che ognuno di noi guadagna onestamente tutti i giorni abbiamo diritto a riprendere i nostri risparmi. Che noi non siamo stati informati su quello che succedeva in banca, siamo stati truffati, non siamo truffatori e rivogliamo i nostri risparmi interamente. Il sistema bancario italiano non è solido da risolvere il nostro problema. Da trovare la miseria di 300 milioni. Adesso andiamo all'interno del comune dell'Aquila, commissione bilancio ad alta tensione questa mattina. Si tenta di evitare il dissesto del comune a causa dei 24 milioni di euro di buco dovuti al mancato trasferimento dei fondi dal governo. Intanto arriva la delibera per l'aumento del 20% sulla tassa dei rifiuti e il consigliere d'opposizione Giorgio De Matteis lancia bordate verso il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente. Vediamo. L'approvazione del bilancio di previsione del Comune dell'Aquila non è mai stato così in forse. Se non arriveranno i 24 milioni di euro dal governo, che ogni anno dal post terremoto copre i mancati introiti con trasferimenti straordinari, saranno guai. In attesa del Consiglio Comunale di domani, oggi sul tavolo della prima commissione, bilancio è arrivata la delibera che aumenta intanto la tassa sui rifiuti del 20%. Un salasso che non potrà da solo coprire il buco milionario e per di più che potrebbe essere bocciato dai revisori dei conti. Diciamo che la strada che abbiamo prefigurato prevede comunque una presa di responsabilità da parte della maggioranza che si assume la responsabilità di votare una delibera che non prevede ad oggi la copertura integrale del contratto di servizio e quindi diciamo, lo facciamo fiduciosi del fatto che prossimamente, appena possibile, arriveranno gli ulteriori fondi del governo a coprire la parte restante. Di questa incapacità e di inconsistenza amministrativa del Comune dell'Aquila, ad opera del sindaco e della sua giunta e della sua maggioranza, ne pagheranno le spese gli aquilani. Non più di qualche mese fa annunciava trionfalmente Cialente e per la prima volta avrebbero abbassato le tasse. A distanza di qualche mese scopriamo, e ieri c'è stata l'evidenza più chiara, che ci sarà un aumento o vorrebbero aumentare le tasse sulla TARI e sul resto dei servizi, perché non sono in grado di fare un bilancio non avendo previsto la possibilità di dare i conti così come dovevano essere dati al governo per avere i soldi in aggiunta per le maggiori spese. Questo purtroppo comporta la impossibilità di votare e un consuntivo, e ieri non l'hanno portato, né tantomeno il preventivo, perché l'hanno completamente sbagliato. E
È una decisione destinata a far discutere quella presa dal comune di Montesilvano, che ha annunciato di aumentare la tassa sui rifiuti a tutti gli albergatori che hanno scelto di accogliere immigrati, e poi anche alle banche. Scende invece fino al 3% l'imposta per tutti i cittadini montesilvanesi. Sentiamo. Tassa sui rifiuti meno onerosa per i cittadini di Montesilvano oscillerà dallo 0,2% al 2,8% la riduzione, grazie a un provvedimento approvato nella giornata di ieri dal Consiglio Comunale, che andrà a sostegno delle categorie più deboli in misure progressive. La notizia che invece non è stata presa con entusiasmo da altri è quella dell'aumento della tariffa per due categorie. Alberghi e banche avranno un rincaro sulla tassa, ma non tutti, solo quelli che accolgono immigrati. Questo non significa che siamo contro l'accoglienza, sia ben chiaro. Siamo contro probabilmente questo modo di voler generare profitti senza rendersi conto che effettivamente il proprio egoismo cela poi un danno per tutto quanto il territorio. La decisione arriva alla luce di alcune considerazioni, come quella della compromissione di zone prettamente a vocazione turistica, che saranno danneggiate da questa scelta effettuata da alcuni albergatori. Se da un lato gli alberghi aderenti al progetto di accoglienza avranno guadagni grazie ai contributi versati dallo Stato, che prevedono 30 euro al giorno per ogni immigrato accolto, dall'altro c'è un danno causato all'intera categoria che vive di turismo. Ad oggi abbiamo due strutture alberghiere che sono inserite, purtroppo devo dire, proprio nel pieno delle zone turistiche della città. E questo ovviamente, oltre che generare dei timori nei residenti, va a provocare delle indubbie ricadute negative su tutte quelle che sono le aspettative del territorio, su una stagione turistica che sta per partire e che potrebbe esserne condizionata in negativo. Cambiamo argomento. 150 ragazzi degli istituti Alessandrini Marino Forti e Liceo Classico hanno preso parte all'Internet Day della Camera di Commercio di Teramo con il supporto di Unioncamere e Infocamere. L'evento cade nel 30° anniversario della prima connessione dell'Italia alla rete, avvenuta il 30 di aprile del 1986. Il servizio di Lisa Leuzzo. Nel giorno del 30° anniversario della prima connessione dell'Italia alla rete, avvenuta il 30 aprile 1986, la Camera di Commercio di Teramo, con il supporto di Unioncamere e Infocamere, ha organizzato l'evento titolato Happy Birthday Internet in Italia. Tutti quanti gli strumenti che loro utilizzano nella loro vita quotidiana e che oramai danno per scontato in realtà provengono da una serie di studi e ricerche che sono durate decenni e che oggi ci permettono di condividere le informazioni in maniera estremamente veloce. Un'occasione per far capire ai nativi digitali quale ruolo svolge oggi Internet nella vita quotidiana e quali straordinarie opportunità possano aprirsi con l'ulteriore diffusione di servizi basati sulle nuove tecnologie, partendo proprio da quelli erogati dall'intero sistema camerale e dalla Camera di Commercio di Teramo. Vorremmo veramente far comprendere loro come la costruzione di una professionalità e delle loro competenze, non più, come si diceva prima, dei saperi, costituisce un cammino utile ad inserirsi nel mondo del lavoro. Ma noi da un po' di tempo, da parecchi anni, facciamo alternanza scuola-lavoro all'Ipsia e la collaborazione con la Camera di Commercio per noi riveste un aspetto molto importante. Oggi questa è una giornata dove sicuramente potrebbero nascere altre cose in futuro, ce lo auguriamo, nell'interesse nostro e nell'interesse della Camera di Commercio. Nella tarda mattinata di oggi si è riunita presso la sala giunta del Comune di Pescara l'Assemblea ordinaria dei soci di Attiva S.p.A. per l'approvazione del bilancio 2015. La seduta si è conclusa con l'approvazione, scrive il Comune, con un risultato positivo pari a 29.265 euro. Malgrado le riduzioni dei trasferimenti da parte del Comune, la società, continua la nota dell'amministrazione, ha mantenuto un rapporto di efficienza nel servizio e delle condizioni di equilibrio economico e finanziario rappresentate dall'attivo. Un risultato migliorato in modo rilevante, tenuto anche conto del fatto, conclude la nota, che l'ente ha provveduto al pagamento dei pregressi crediti vantati dalla S.p.A. e ha rispettato le scadenze dei pagamenti successivi. Adesso andiamo a Pineto, al via il progetto per il completamento della pista ciclabile nell'ambito del progetto più ampio Bike to Coast. Sono stati affidati i lavori per il completamento della pista ciclabile. Quali saranno i tempi, Sindaco?
Allora, i tempi intanto il lavoro avranno inizio da qui a 20 giorni, ovviamente quelli compatibili con la stagione estiva, quindi saranno i primi lavori, poi per riprendere dopo l'estate. Con questo lavoro completeremo l'intera costa della città pinetese, in attesa poi che la provincia inizi e completi i lavori di realizzazione del ponte sul Vomano. A questo punto avremo collegata l'intera costa. Inoltre stanno terminando proprio in questi giorni i lavori di collegamento ciclo pedonale del centro di Pineto e Borgo Santa Maria. Ecco, Pineto sta puntando molto sul cicloturismo, sulla mobilità sostenibile. A breve inoltre avvieremo uno studio proprio sul di piano urbano di mobilità sostenibile, perché crediamo che guardando al futuro Pineto possa ridurre la presenza delle auto e mettere al centro il pedone e il ciclista. Un progetto questo che rientra, ricordiamo, nel Bike to Cost. Sì, rientra nel Bike to Cost, lo stanziamento per la nostra città era di 1.400.000 euro. E oltre al, diciamo, alle opere infrastrutturali sono previste anche stazioni di bike sharing, alcune previste nell'ambito del programma della Regione Abruzzo che sta portando avanti con TUA, ed invece altre stazioni sono previste nel secondo progetto di pista ciclabile all'interno del progetto nel piano della sicurezza stradale Regione Abruzzo biciclettica, quindi verranno altrettanto bici già entro l'estate posizionate al centro, circa 50, e 20 invece nella zona di Borgo Santa Maria, quindi con la possibilità al pedone di usufruire non solo della pista ma anche della possibilità di avere delle bici a disposizione. Adesso una comunicazione di servizio. L'ANAS comunica che per consentire l'esecuzione di interventi di verifica e manutenzione degli impianti all'interno della galleria I Pianacci, la strada statale 714 tangenziale di Pescara sarà provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località di Montesilvano, tra lo svincolo Montesilvano Sud e il bivio per Montesilvano Colle, in orario notturno tra le 22 di mercoledì 4 maggio e le 6 di giovedì 5 maggio. Adesso passiamo alla pagina dello sport, apriamo andando a vedere il calendario delle prossime gare di Serie B con l'aiuto della grafica. Eccolo qui, vi dico subito che Modena-Crotone si giocherà oggi alle 20.30, poi le altre partite sono Trapani-Novara, Ascoli-Salernitana, Lanciano-Avellino, Cagliari-Livorno, Brescia-Vicenza, Latina-Spezia, Perugia-Bari e Entella-Pescara, che si giocheranno tutte domani alle ore 15, poi domenica Como-Ternana alle 17.30 e lunedì chiude il programma Cesena-Provercelli alle 20.30. E adesso ci occupiamo del Pescara, che domani, come detto, giocherà contro la Virtus Entella, iniziando un miniciclo di scontri diretti in chiave playoff. Il tecnico Oddo riavrà Benalì dopo la lunga squalifica. Nell'Entella squalificato l'ex Cutolo, torna a disposizione Masu, ci sfida nella sfida quella tra i primi due bomber del campionato, La Padula e Caputo. Andrea Costantini. Cinque partite consecutive e la voglia di non fermarsi. Per il Pescara di Massimo Oddo però alle porte c'è un nuovo esame in chiave playoff in casa della Virtus Entella, una delle squadre rivelazione di questo campionato. L'attuale striscia ha permesso al Pescara di ipotecare l'ingresso nei playoff con 6 punti di vantaggio sul 9° posto a 4 giornate dalla fine. In attesa del consenso della matematica resta la necessità per i biancazzurri di continuare a spingere a tutta, perché nel giro di pochi punti ballano diverse posizioni della griglia playoff e chiudere al 3° o 4° posto vorrebbe dire evitare la trappola del primo turno secco. Ecco perché il tecnico Massimo Oddo si preoccupa che la squadra non abbia cali di tensione né per questo match con l'Entella né per quelli successivi, quando i biancazzurri se la vedranno con squadre che avranno il sangue agli occhi perché a caccia della salvezza. Per la trasferta di domani a Chiavari il Pescara potrà contare sui propri tifosi. Se nelle ore antecedenti la partita di La Spezia la trasferta era stata bloccata a sorpresa, sempre a sorpresa in questo caso è stata presa la decisione contraria. Poco tempo comunque per l'acquisto dei tagliandi, lo stop oggi alle ore 19. Circa la formazione, Oddo a centrocampo recupera Benalì, ma non avrà Verre. Confermata la difesa composta da Vitturini, fresco di rinnovo quinquennale, Mandragora, Fornasier e Zampano davanti a Fiorillo. Resta il dubbio su chi completerà il trio mediano con Memuscei e Torreira e chi il tridente d'attacco con Caprari e La Padula, recuperato quest'ultimo dopo una settimana non facile. Oddo ha detto che Benalì giocherà e allora il ballottaggio sarà tra Pasquato e Bruno, a seconda della scelta.
scelta, si definirà anche il ruolo del giocatore libico, mezzala o trequartista, e dal quale l'allenatore pescarese si aspetta tanto dopo la lunga squalifica. Sul fronte opposto il tecnico Aglietti dovrà rinunciare agli squalificati Sestu e l'ex Cutolo e agli infortunati Costa Ferreira e Jadid, altro ex. Tornerà Gaetano Masucci che nello speculare 4-3-1-2 dei Diavoli Neri agirà alle spalle di Di Carmine e Caputo. L'attaccante ex Bari, già nel mirino del Pescara in passato, darà vita alla sfida nella sfida con la Padula. Il biancazzurro guida la classifica dei Bomber con 24 centri, Caputo è il primo inseguitore a 17. In porta il pescarese Jacobucci, linea di difesa con Jacoponi, Pellitzer, Ceccarelli e Keita. In mezzo Troiano, Staiti e Palermo. Dirigerà Maresca di Napoli. Il Pescara cercherà di confermare la tradizione che l'ha visto sempre vincere nei tre precedenti di Serie B, 4-0 e 2-0 in riva all'Adriatico e 2-5 lo scorso anno a Chiavari con tripletta del sindaco Marco Sansovini. Restiamo sempre alla Serie B, obbligo dei tre punti contro l'Avellino per la Virtus Lanciano che dopo la bella prova di Cagliari deve uscire dalla zona retrocessione in cui è precipitata dopo la penalizzazione di 5 punti. Torna a disposizione Vitale, potrebbe lasciargli spazio Rocca, Irpini invece in emergenza difesa e in attacco mancherà il bomber Castaldo. Sentiamo. Sarà un Avellino coi cerotti quello che giocherà domani al Biondi contro una Virtus Lanciano affamata di punti. 9 ne serviranno per essere certi della salvezza diretta. I rossoneri sono finiti in zona retrocessione a causa della pesante penalizzazione, ma le distanze sono ridottissime e soprattutto, quel che fa ben sperare, è l'atteggiamento visto a Cagliari a penalizzazione appena arrivata. Squadra attenta e arrabbiata, come lo dovrà essere nelle ultime 4 gare di campionato dove i margini di errore sono nulli e sarà peccato esiziale sottovalutare l'avversario, anche se quello di domani l'Avellino non vince da 7 partite e si è da poco consumato il doppio ribaltamento tecnico con l'allenatore Attilio Tesser prima esonerato, poi richiamato dopo il disastro della gestione Marcolin, un punto in 5 partite. Tesser è ripartito col pari di Vercelli e per la gara di domani dovrà fare a meno dell'ex Fabrizio Paghera squalificato e degli infortunati Rea, Pisano e Castaldo. Il bomber sarà sostituito da Joao Silva che farà coppia con Mokulu. In difesa toccherà al Jolly Gidai di rientro da una lunga assenza che giocherà al centro. Probabile esclusione per l'altro ex Raffaele Pucino. Attesi 400 tifosi dalla campagna. Il tecnico lancianese Primo Maragliulo ripartirà dalla squadra che ha fatto bene a Cagliari. Davanti al nuovo uomo ragno Frentano, Alessio Cragno, Aquilanti e Amenta saranno i centrali. Salviato in grande ascesa occuperà il settore di destra, Di Matteo a sinistra. Con il ritorno dalla squalifica di Vitale si impone una scelta: Rocca o Vastola. I due stanno benissimo e non sarà facile tenerne uno fuori. Intoccabile il trio offensivo con Marilungo e Di Francesco a sostegno di Ferrari. Direzione di gara affidata a Martinelli di Roma 2. Scendiamo adesso in Lega Pro. Il Teramo domenica giocherà la sua ultima partita casalinga contro la Spal appena promossa in Serie B. Mancherà il capitano Ivan Speranza infortunato. Intanto, dopo una prima parte di stagione faticosa, il difensore Cecchini ha trovato maggiore continuità di impiego nel girone di ritorno. Andiamola ad ascoltare. La mia stagione, diciamo, sono stati degli alti e bassi, perché comunque il posto da titolare non ce l'ho sempre avuto, anzi, soprattutto nella prima parte sono state più le volte in cui partivo dalla panchina, quindi alti e bassi, un po' sicuramente per dei meriti miei magari, però era un finale in crescendo in cui sono riuscito a trovare più spazio e niente, quindi il finale penso sia tutto sommato positivo e alla fine questo può, diciamo, risanare una stagione, come già detto, con alti e bassi. Il prossimo anno io per contratto devo tornare a Lentella, poi lì si vedrà. Qui sicuramente mi sono trovato molto bene e non mi dispiacerebbe nemmeno tornarci, pure sapendo che la società ha intenzione di fare un campionato importante, però al momento dovrebbe essere la Lentella a prendere decisioni magari assieme a me e vedere cosa fare nel futuro. Noi ora non abbiamo più obiettivi, però la partita comunque è importante, anche se loro hanno già vinto, noi siamo già salvi e vogliamo sempre metterci in mostra e fare bella figura, quindi cercheremo di impegnarci al massimo e di fare la più bella figura possibile e vincere magari, ovviamente.
Termina qui l'edizione delle 14 del TG6. Io vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata.